Oggi continuiamo finalmente Poppy Playtime capitolo 3. In questo episodio sono diventato un ingegnere astromeccanico, ho distrutto un robot catnap e voi non avete idea delle altre robe che sono successe. Sto per impazzire. Praticamente ho dato fuoco a un'intera casa. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Mamma, te lo giuro, lo so che la pizza non si mangia con l'ananas, volevo solo provare. Per favore, fammi entrare, dai! Non mi lasciare chiuso qui dentro. Camera mia me la ricordavo leggermente diversa. C'è sempre Huggy Wuggy decapitato. Oh, qui c'è una mommy long legs. O almeno una parte, mi sa che è solo mommy, perché le long legs non ci sono più. Perfetto, capiamo che cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare. Ci sono foto di bambini ovunque, il che mi mette leggermente ansia, soprattutto con questi cuscini da Smiling Critters. Allora, io direi che l'unica porta apribile è questa qui. Non lo so, apriti un po' più lentamente. Ok, ok, niente ci fa paura. Mi è sembrato di vedere un gatto. In questo caso direi letteralmente un gatto. Ok, qui ci sono altri pezzi. Oh, ho trovato le long legs. Una long legs. Probabilmente unendola a quella svegliamo mommy long legs. No, questo non credo sia legale. Va bene. Allora, che cosa dobbiamo fare? Altri minigiochi. Che bello! Mi piacciono tanto i minigiochi quando sto scappando da... Questo è Daddy Long Legs? Si era mai visto prima? Che bello! Lo prendo a schiaffi. Non premerò mai questi pulsanti, mi mettono ansia. Allora, no. Oh, c'è una maschera a gas. Ho preso la maschera a gas. Che figata! La F per equipaggiare, di che figata! Allora, abbiamo un cavo che parte da qui fuori, sale e va lì dentro. Ok, lì, ma io non ci posso arrivare. Cioè, in realtà... Oh, però da qui ci posso arrivare. No, ma è impossibile! Ma come fa a non arrivarci? È letteralmente spaccato. Questo invece va qui e finisce lì. Suppongo che io debba andare giù, perché l'unica zona disponibile... C'è un go-kart! Ma cos'è diventato? Security breach? Posso investire... Ma ragazzi... Ragazzi, questo però è davvero security breach. Posso investire Roxy? Ok, andiamo. Brum brum, vai. Ah, forse devo attivarlo per spaccare le casse. Sì, ma come lo attivo? Vai, vai. Omino del go-kart. Dai, corri su. Suppongo che la maschera serva per attraversare il fumo rosso, che però al momento non possiamo attraversare. Quindi direi di andare qui dietro. Oh sì, del sano parkour. Questa porta è chiusa. Sì, ma... Allora, dove devo andare? Perdonami. Lo devo spingere. Lo dovevo spingere davvero. Vai. Bam, bam, bam. Che figata. Ma è bellissimo. Oh, sì, 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 sì. È come giocare con le macchinine in spiaggia. No, quelle erano le biglie. Vabbè, avete capito. Ma dove devo andare? Ah, ok. Come faccio a salire da quella parte? Devo far cadere il frigorifero? Ragazzi, c'è un problema. Come faccio a salire? Devo andare nel fuoco? Non credo. Come si sa? Sale qui sopra. Ehi, Johnny, mi dai una mano? Letteralmente una mano? Sì, ma devo far cadere questo per caso? No, ragazzi, sono leggermente confuso. Devo forse riandare qui? Fammi controllare, aspetta. No, questa porta è ancora chiusa. Ok, c'è da fare qualcosa lì, ma non ho capito cosa. Nel dubbio mi do fuoco, anche se non... Oh! Oh! Ah! Sono un imbecille. Chi l'aveva vista sta roba? E là sono tornato. Sì, però aspetta che sennò ricado giù. Oh, che figata. No, questa non è una figata. Però tutto il resto sì. Mamma mia, ragazzi, sto gioco mi sta appassionando tantissimo. Che devo fare? Dove devo andare? C'è una lavagna. Non posso fare nulla con la lavagna. Ah, devo spaccare. Ok, dovevo far cadere i mobili. Perfetto, sto facendo le cose a caso. Non so neanch'io come. Allora, qui c'è una strada, ma qui ce n'è un'altra dove mi posso accovacciare, vero? Aspetta, sì, mi sono incastrato. Ok, andiamo di qua. Mi posso accovacciare e posso aprire la porta. Però aspetta, non ti incastrare, raga. Si è incastrato. Ok, allora c'è anche questa zona qui. C'è qualcosa di interessante da queste parti? Oh, si è aperta la porta. Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Non ci volevo andare da quella parte. Ok, devo fare parkour in qualche modo. Ok, qua non si
può andare. Ok, qua ci si può abbassare. Ragazzi, mi sto cagando sotto in una maniera spaventosa. C'è un disegno di Poppy. Che bello. Ciao Poppy, come stai? Mi manchi tanto. Ma qua si può passare. Devo saltare, ok. Ci sono aghi aghi ovunque. Ehi là, tutto bene? È quel che finisce bene. Devo ficcarne una qui. Perfetto. E ne manca un'altra. Cos'è? Il sole e la luna di FNAF. Questo gioco mi ricorda tutto troppo FNAF. E serve un'altra batteria, ma non so dove prenderla. Spero che adesso non esca qualche bestia satanica. Potrei cagarmi sotto fortissimo. Ehi là, tutto bene? Sì, sto parlando da solo, sto diventando pazzo. Nasconditi, nasconditi, nasconditi. No, non mi nascondo. Io riuscirò a farcela, più o meno. Ok, devo aprire questa porta, è pieno di scatoloni. Ragazzi, ciao Kissimissi, come stai? Ma ragazzi, ma cioè me lo stai dicendo così? C'è Kissimissi seduta sul letto e posso prenderla a schiaffi? Vabbè, io non ti disturbo, io me ne vado, tanto non posso fare altro. È stato veramente un piacere averti incontrato e buon divertimento. Qua non si può andare. No, no, non si può definitivamente andare. Torniamo indietro. Qui c'è qualcosa che non abbiamo analizzato. Sono tutte delle stanze. Forse erano le stanze dove facevano gli esperimenti, perché quella sembrava proprio la stanza di Kissimissi. Ok, qua serve un'altra batteria. Torniamo indietro. Ah, siamo dalla parte opposta di dove eravamo prima. Oppure no, non sto capendo. È una specie di labirinto. Questo non si può spaccare. Ok ragazzi, stiamo semplicemente capendo. Ho sentito un rumore, mi sono cagato addosso. Stiamo semplicemente capendo dove andare. Tutta questa zona mi mette ansia. Oh, ok, no, mi serve un'altra batteria. Sì, ma io dove sto andando? Mi sono perso. Ah, ok, ok, questo era il punto iniziale. Dovevo, mamma mia, dovevo scendere qui giù. Perfetto, qui da qualche parte potrebbe esserci un'altra batteria. Ah, c'è una televisione. Probabilmente devo andare qui dentro. No, non c'è nulla. Salve, da questa televisione non esce un altro Aghiwaghi, vero? Io chiudo la porta, nel dubbio, mai dire mai. C'è una cassetta? C'è qualcosa che devo inserire? Non trovo la cassetta. Dai che voglio guardare un po' di televisione. Su, dov'è la cassetta? Dai che ci sono i cartoni animati. Dove sei? Maledetta. Mamma mia, esce Aghi Waghi, gli tiro uno schiaffo, lo rificco nella televisione. E per caso nella stanza? Vabbè, io sto zitto. Cioè ci sono passato davanti, non l'ho neanche vista. Ok, fammi capire bro, fammi capire che cosa sta succedendo. Il soggetto è stabile, contrassegnato con numero 1322. Cancellate le anomalie neurali dove identificate. Non ho capito. Sarebbe molto irregolare. Lo tirammo via dalla casa. Ma fammi finire di leggere. Che fai con il mio amico? Che ci fai fuori dal letto? Come sei arrivato fin qui? Kevin è malato? Perché lo hai portato via? Io Mino. Kevin è molto malato. Va bene, molto, molto malato. Ma vogliamo renderlo migliore. Ma non è che Aghi Waghi, Catnap, Kissimissi sono i bambini che c'erano qui dentro? No, vabbè. Può essere che gli hanno fatto degli esperimenti? Credi che starà bene? Siamo bravi nel nostro lavoro, figliolo. Non ho capito. A lezione facevamo attenzione, apprendevamo e ottenemmo un riposo adeguato quando ci serve. Adesso vieni, ritorniamo a letto. Che poi qui è pieno di letti. E lì c'era Kissimissi. Joseph, è stato un piacere conoscerti. Ti prometto che il tuo amico starà bene. No, ragazzi, non sto capendo che cosa sta succedendo qui dentro. E ora? Me ne posso andare? Che bello questo cielo finto, papà. Non sembra proprio una stanza delle torture camuffata. Comunque, storia bellissima, affascinante. Continua a mancarmi una batteria. Ehi, mi dici dove avete nascosto le batterie? Sta osservando la foto di una bambina. Allora, o erano amici, quindi questo letto è della bambina, oppure lei trasformata in mostro. Devo fare qualcosa qui da queste parti. Oh, figo! Eccoci qua, io sono Tarzan. Sono venuto qui per prendere una batteria. Mamma mia, ci sono graffi ovunque. Ci sono culle dappertutto. Pupazzi esplosi. A me serve la batteria e basta. Per favore, non la chitarra, la batteria. L'avete capita? Non la chitarra, la batteria. Sì. Dove la trovo una batteria? No, non penso che nella zona delle culle ci sia una batteria. Ma comunque, tentar non nuoce. Oh, mi date una batteria? C'è qualcuno qui che sa dove sono le batterie? Kissimissi, mi senti? Oh, aspetta. No, sto tornando indietro. Ragazzi, sono leggermente confuso. Aghi Waghi, per caso sai dove devo andare? Ah, c'era una porta. Perfetto, come non deve.
batteries! Ho sentito una bottiglia che si spaccava. Sì, è stato un piacere. Salve, arrivederci. Salve, arrivederci. Chissimissi, un bacione, ti ho sempre voluto bene perché mi hai sempre aiutato. Adesso devo andare a mettere la batteria. Non mi ricorderò mai dove andava messa la batteria. Ok, devo andare un po' a sentimento. Ecco, il mio sentimento sta sbagliando perché non era di qua. Era da questa parte. Allora, qua dietro non era. Aspetta, no, qua dietro non era. Forse era di qua dove mi incastro sempre. Fammi vedere. Batteria. Batteria. No, qui abbiamo visto la storia alla TV. Dai, dove la dovevo mettere la batteria? Perché mi incastro sempre in questo punto? Dai, qua dentro? No, ragazzi, mi sono completamente perso, probabilmente. Allora, qua dentro no. Qua dentro no. Ecco qua, ecco qua. Vai, batteria ficcata. Perfetto. Oh, oh, ho dato energia. A cosa ho dato energia? Ok, devo seguire il filo blu. Segui il filo blu. Filo blu va di là. Sì, devo passare in qualche modo da quella parte. Perfetto, 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 perfetto. Perfetto, vai. Ok, questa porta si è aperta. Adoro, adoro. Ok, e qua? E che devo fare? E che? Come ci arrivo da quella parte? E mi dice che... Non ho capito. Ho dato energia alla prima parte. Perfetto. E all'altra parte? Come faccio a dare energia? Cioè, più che altro, come faccio ad entrarci? Cioè, la zona è bloccata. Ma devo fare qualcosa qui dove ho messo le batterie? Posso premere il pulsante finché non esplode tutto? Sì, facciamo andare tutto in cortocircuito. Vai! No, niente. Devo seguire il filo blu. Ma il filo blu mi porta dall'altra parte. Queste scale c'erano prima. Ragazzi, non le ho mai viste. Dove siamo? Oh no, oh no. Qui non c'ero. Oh sì, oh sì. Vai. Che figata. Posso, oh, ok, piano. No, vabbè, bellissimo. Ah, adesso da qui possiamo accedere all'altra zona per sbloccare l'altra parte. Come si sta mantenendo quella macchina non lo sa neanche la fisica. Ok, un altro minigioco. No, aspetta, serve la mano verde. Ok, e mo? Che devo fare con sta cosa? Mi tiro gli schiaffi in faccia da solo. Oh no, un'altra cassetta, un'altra TV. E non voglio sentire storie. Io voglio semplicemente schiaffeggiare tutti con la mia mano. Ok, dobbiamo capire effettivamente dove usarla. Ma qui non sembra esserci nulla di utile. Fammi vedere da questa parte. Non penso. Qui? Qui dentro? No? Aspetta. Allora, fammi vedere. Qua c'è qualcosa? Qua non c'è niente. Dove devo usare la mano caricata? E là? Dove la uso la mano caricata? La uso contro Catnap? Gli tiro uno schiaffo, lo faccio diventare un gattino innocuo? Fatti sotto. Ah, ce n'era uno sul soffitto. Chiedo scusa, non l'ho visto. Ok, abbiamo alzato questa. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, si fa sempre più interessante. Ma si fa sempre più che mi sto cagando addosso. La c'è. Oh! No, sto sentendo dei rumori che non mi piacciono per niente. Ma proprio per niente. Ok, qui ce n'è un altro da attivare. E suppongo si attivi. Aspetta, ma c'è un orsacchiotto con dentro una batteria. Comunque stavo dicendo, suppongo si attivi con questo qui. Però io come ci arrivo da quella parte? E soprattutto come ci arrivo da questo orsacchiotto con la batteria? Come fa la mia mano a non ficcarsi in questo spazio? È impossibile. Aspetta, ma io posso provare a farlo da questo buco? Ok, vai, qui sopra. Perfetto. Che cosa ho attivato? Che porta ho aperto? Ok, ho aperto questa porta. No. Ah, è a tempo? Ho capito. Io odio le cose a tempo. Io odio tutto. Vai. Ok, ci siamo. È sempre pieno di culle. Ma quanti bambini c'è? Scusate, mi dareste una mano? Allora, dobbiamo capire come uscire da questa situazione. Spero che qui ci siano delle lampade qui sotto. Ragazzi, aspetta. Ok, qui si può andare. Là ce n'è un altro, posso fare tipo così. E lo posso mettere lì e apro questa qui. Mamma mia, che casino. No, assolutamente no. Si sta girando. Si gira in base a dove mi muovo. Sono più veloce. Vuoi giocare? Giro, giro tondo, casca il mondo. Ti schiaffeggio la testa, tutti giù per terra, imbecille. Allora, cosa devo fare? Qui c'è una sedia rossa. Ragazzi, mi sto cagando addosso. C'è una sedia rossa. Mi siedo sulla sedia rossa e ti osservo molto attentamente. Tieni a papà. Guarda che ti do. Tieni. Giocaci. No, mi sa che non ci vuole giocare. Dove devo andare? C'è una grata. Entro nella grata. Cado dalla grata. Scendo dalla grata. Esco dalla grata. No, qua non si può uscire. Ah! Non è che dobbiamo usare le grate per andargli alle spalle e staccargli la
batteria. Ok, fammi vedere. Oh, scusate, dove sono finito? Siamo dall'altra parte. No, aspetta. Ok, lì ce n'è uno. Questa roba mi sta facendo uscire completamente pazzo. Di toccare le cose verdi, poi le devo riattivare, disattivare. Qua dentro c'è qualcosa. Ciao a Ghiwa. Ciao a tutti. Non mi piacciono per niente questi letti sporchi di sangue. Ma ovviamente qui sembra del tutto normale. Qua c'è qualcosa che io devo fare? No, a quanto pare no. Sì, ma io dove devo andare e cosa devo fare esattamente? Lì non ci posso arrivare, perché toccando quello potrei arrivare a questo. Ma aspetta. Oh, oh, invece aspetta. Ok, abbiamo aperto le scale e questo lo devo usare per fare qualcosa qua. Ok, uno non ho capito. Ho capito. Aspetta. Ok, prendo. Vieni qua. Vieni qua. Ok, vai. Dobbiamo fare l'altro. Perfetto. Ma si è disattivato questo. Si è disattivato questo. Scusa, ma come dovrebbe funzionare? Allora, io però ho aperto le scale. In qualche modo. Io le scale le avevo aperte, però. Così non si gioca, eh. Così proprio non si gioca. Qui non c'è niente. Allora, serve la batteria. Immagino che si trova dietro alla bestia. Quindi, queste si possono. No, non si possono togliere. Ehi, dove sta? Che fa? Vieni qua. Saliamo qui sopra. Questo serve a qualcosa? Non penso serva a qualcosa. Aspetta. Zitto. Eccolo. Zitto. Zitto che non mi ha visto. Ah! Te l'ho rubata, scemo! Perfetto. Una ce l'abbiamo. Dobbiamo semplicemente tornare indietro. Qua c'è un'altra grata. Adoro. Mamma mia. Mi si sta intrippando il cervello. No. No, la batteria. Vieni qua. Allora, dobbiamo ritornare nel punto in cui mi sto cagando addosso. Quindi da inizio partita praticamente. Ok, apriamo questa. Friends forever. Certo, come no. Ok, una batteria è andata. Perfetto. Adesso manca l'altra batteria che devo prendere, immagino, da questa non da questa porta, ma da questa porta. Devo fare tipo velocissimo. Vai. Dov'è? Vai. Veloce. Speedrun Master. Ma si è già tolto. Ma come faccio? Speedrun Master. Ho sbagliato di nuovo stanza. Sono un imbecille. Altro che Speedrun Master. Vai. Fatto. E si è spento quello che devo fare. Ma non è che devo usare questo? Fare tipo così. Poi così. E poi no, perché si sta chiudendo. Aspetta. Così. Poi torno indietro. Vai che è ancora blu. Sai. Ok, perfetto. Mi sono cagato addosso. Sto scemo di catnap. Coso che è. Vai. Bam. Vai. Let's go, Schimarinoschi. Spacca tutto. Perfetto. Mi sto gasando tantissimo. Sta esplodendo tutto e mi piace. Salve. Qui non c'è niente. Perfetto. Proseguiamo da questa parte. Questa porta si può aprire. Ok, ci sono tantissime stanze di tantissimi bambini. No. Grazie, salve, arrivederci. Vabbè, devo andare per forza di qua. Mettiamo la maschera a gas. Salve, devo fare qualcosa. Ah, sì, la grata. Apri la grata, veloce. Ok, dobbiamo correre. Dobbiamo prendere la batteria, riportarla indietro. Ok, questa non si può aprire. Questa si può aprire. Guarda, è una scrivania con il logo di Poppy Playtime. C'è la batteria da queste parti? Sono ancora nel fumo, non sono più. Nel fumo. Posso uscire in qualche modo da qui? No, questa è la parte opposta di dove sono venuto. Mi sa che me la devo rifare al contrario. Mettere la batteria, aprire la porta e si spera finalmente uscire di qui. Dov'era la grata? Rimettiamo la maschera a gas. Mi piace troppo questo gioco, mi piace troppo. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi sta piacendo. Lo so che sono sempre l'imbecille che li porta tardi i giochi, perché lo sto facendo uscire tipo 2 settimane dopo che è uscito Poppy Playtime. Ma questi sono dettagli. Allora, dov'era la batteria? Batteria? Ecco qua. No, ma perché le lancia? Ok, clicchiamo e ce l'abbiamo. Ok, non si era illuminato il cavo. Ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Oh, guarda il go-kart che sta andando a fuoco. Che bellezza. Che bello,
che bello, che bello, che bello. Finalmente posso scappare. Carica, carica Among Us, carica. Sì, che bello. Un altro minigioco. Oh, cos'è sta roba? È per usare la torretta. Ma che cos'è la torretta? Sì, non ho capito. Che cos'è? Punta la torretta verso il palo della corrente elettrica e tira la leva. Il palo della corrente elettrica. Qual è il palo della corrente elettrica? È quello? Tira la leva, tira la leva. Oh, e quindi? Ah, tiene premuto. Ok, non credo di aver capito che cosa devo fare. Ragazzi, sono un poco confuso. Che cosa? Ah, niente, sono un imbecille. Era quello il palo perché è molto più in alto. Vai, tira. Ok, io questo lo devo direzionare da questa parte. Perfetto. Puoi fare pom pom. No, non ho capito. Non ho capito. Così. Ed non funziona. Perché non funziona? Scusa, la torretta è puntata là. E quindi là va bene. E qua come lo devo puntare? Ho capito che devo puntarlo verso il palo della corrente. Ah, ma non è che devo fare tipo così? Fammi vedere. Magari lo devo fare al contrario. Appunto. Ah, vedi? Vedi che si è aperto questo? Sì, però si sta cominciando a fare leggermente troppo complicato. E questo dove... dove dovrebbe essere... Ah, ok, quindi immagino che quello vada puntato lì. Questo va verso l'alto. Oh, mamma mia. Verso l'alto perché dovrebbe colpire quello. Quindi, aspetta, lo direzioniamo verso quella parte. Perfetto. Questo lo direzioniamo... Dove va direzionato questo? Scusate. Così? Ah, ok. Poi questo lo puntiamo là. Facciamo così, mamma mia. Un ingegnere astromeccanico sono diventato. Aspetta un secondo. Ok, così, così. E no, perché c'è la serranda. Aspetta, aspetta, credo di aver capito. Credo di aver capito, dobbiamo rimuovere questo. Aspetta, aspetta, aspetta. Come lo rimuovo? Come lo rimuovo? Basta che giro. E no, non posso girare, devo spegnere. Ah, ok, spegniamo. Mamma mia, mamma mia. Alta ingegneria. Questo va così, perché tanto si è abbassato. Prende quello. Qua riattiviamo. Perfetto. E let's go. Let's go. No, non ha funzionato perché questo si è alzato e ha disattivato tutto. Non credo di aver compreso. Scusa, questo è disattivato e va bene. E quello è attivato e va bene. Ma se io attivo quello, si disattiva questo. Come faccio? Quindi, ricapitolando, se io attivo quella, si attiva questo. Non l'avevo. Aspetta. No. Aspetta, 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 aspetta. Se io con questo lo mantengo e con questo attivo. Sì! Vai! Sono troppo intelligente! Ingegnere astromeccanico all'opera o quel che è. Qua non si può. Questa probabilmente è l'opposta di dove eravamo bloccati all'inizio del video. Credo. Oppure no. Ok, qui ci sono delle capsule dove venivano inseriti giocattoli. Tua sorella. Ragazzi, dove ci stiamo addentrando? A me non piace per niente questa situazione. Ma proprio per niente. Ma ci sono dei pulsanti. E io premo pulsanti perché mi piace premere pulsanti. Ah, era il pulsante di un ascensore. Qua non posso entrare. No, non c'è niente. Perfetto. Sali! Ascensoribus! Sali! Sali! Ascensore! Sali! Perché? Ah, ok, non ho capito. Mi si era rotta l'ascensore. Perché sto per cagarmi addosso? Perché sto per cagarmi addosso? Buh! Vi ho fatti spaventare? Questa è chiusa? Dove sono finito? Ma scusa, ma sono all'inizio. Sto salendo sempre più in alto. Sta succedendo qualcosa. Quando c'è il caricamento non c'è mai niente di buono. Perché secondo me ha caricato dei mostri. Oh, oh! Sono uscito! Sì! Al prossimo video!